Buongiorno a tutti, siamo finalmente arrivati all'ultima pillola di questo ennesimo ciclo di pillole dell'intelligence che abbiamo chiamato informazione, comunicazione e sicurezza. Queste sono dunque le conclusioni e se vi sono piaciute queste pillole, se vi è piaciuto questo delicato elaborato, vi prego di dedicarmi soltanto un minuto per darmi i vostri feedback, ma soprattutto per iniziare a proporre i temi che vorreste io debba approfondire in futuro con nuovi video, con nuovi lavori, con nuove pillole di intelligence. In caso contrario, acqua in bocca. In conclusione, su questo elaborato possiamo dire che in un mondo lanciato ormai a grandissima velocità verso the Internet of Things, l'internet delle cose, oggi tra l'altro si parla già del Internet of Everything, l'internet del tutto, considerando che ci saranno sempre più cose, oltre che persone, connesse alla rete, non ci sono limiti che possiamo porre all'immaginazione per quanto riguarda gli applicativi e le loro potenzialità da sfruttare in ambito sicurezza. Di certo la strategia che risulterà utile e vincente sarà quella atta a creare una nuova coscienza digitale nel cittadino moderno, in particolare nel nativo digitale, e stimolare quindi una nuova consapevolezza degli strumenti tecnologici a nostra disposizione che vada però di pari passo con una capillare diffusione della cultura della sicurezza, in modo da rendere i singoli cittadini giocatori attivi nell'innovazione collettiva. Solo creando una nuova intelligenza collettiva sarà possibile migliorare la gestione della sicurezza partecipata di un sistema complesso fatto di uomini, aziende e governi, nodi fondamentali della rete di cui tutti noi facciamo parte. Grazie per avermi accompagnato lungo questo percorso. Intelligence collettiva, sicurezza partecipata.